Ciao a tutti, vi vogliamo raccontare una storia. Una storia incredibile, per cui mettetevi comodi. L'estate di un anno fa ero a casa da solo. Io andavo all'Arca. Io al CRA. Io pure. Io ero in piena crisi per via della scuola. Ho fatto il provino a Pontificia Academy. Io non sapevo nemmeno di cosa si trattasse. Io sì, ma non pensavo che mi avrebbero preso. Io l'ho fatto, ma onestamente non ci tenevo tantissimo. Poi mi hanno scelto. E sono stata felice. Ero felicissimo. Emozionato. Onestamente avevo paura. Io dissi ci provo, poi vediamo come va. All'inizio era faticoso, ma poi è stato divertente. Non è che capissi proprio bene. Io sì, prendevo sempre appunti. Abbiamo lavorato sulle emozioni e poi abbiamo imparato a conoscere. E a provarle davanti alla telecamera. E ci guardavamo in televisione. Grandissimo. Pure la Rai è venuta. Poi abbiamo iniziato con la recitazione. Pensavo che era più facile. Pause, respiri, micromovimenti. Un lavoro allucinante sugli occhi. Piano piano, che andavamo avanti, era sempre meno faticoso. Poi è arrivata la sceneggiatura. Una cosa epica. Che vuol dire epica? Potente, insomma. Ah, ecco. Una di quelle storie che si vedono al cinema proprio. Costumi, battaglie, fucili, esplosioni nazisti. Ma noi ce la facciamo a fare tutta sta roba? Ma ci siamo fidati della Puti. E abbiamo iniziato a lavorare sul copione. Dio mio, che parto. In effetti è durato 9 mesi. Non vi rendete conto di quante volte abbiamo provato le scene? 1 miliardo di volte. Io di più, almeno 100.000. Sì. E Daniele era entrato in ansia brutta, eh? Ci cazziava. Perché le scene non funzionavano. E abbiamo fatto prendere un esaurimento nervoso. Ci siamo arrabbiati, abbiamo pianto, eravamo disperati perché non eravamo capaci. Non sono abituato a fare cose 800 volte. E più delle volte, come viene, viene. Ma stavolta era diverso. Stavolta c'era da fare un film. Una roba seria. Non possiamo fallire. Questo era Daniele. Avete studiato tanto. Fidatevi di noi e ce la farete. Questa è la Sara invece. Ragazzi, questo progetto costa 1 milione di miliardi di dollari. E questo è Michele. Insomma, poca ansia, eh. Mamma mia, quando siamo partiti non mi entrava neanche un culo. Sapessi io, mi tremavano le gambe. E non mi sembrava vero. Ma siamo partiti. Ci siamo armati di coraggio. E siamo partiti. Madonna che caldo. Un forno. Però l'albergo era tutto per noi. Che ridere in quei giorni. Poi è arrivato il set. Una roba spaziale. Camion, fiumi di persone e i cani addestrati. Camerini con l'aria condizionata. Attori importanti. Attori tedeschi. Fucili veri, esplosioni, stuntman. Che vuol dire stuntman? Uno che cade apposta. Sì, insomma, era tutto pronto. Mancavamo solo noi. Com'è andata? Beh, questa è un'altra storia. E che storia!